tempo di avvento è iniziato domenica, ma è anche tempo di presepi, di alberi, di Natali. E questo periodo lo scontro è feroce fra i presepisti e gli alberisti. E ovviamente quando parlo così ricordiamo tutti quanti il grande Luciano De Crescenzo, ingegnere ma anche appassionato di filosofia, ma ancora più appassionato di presepi. Come si fa a riconoscere se un uomo è o non è un uomo di libertà? È semplicissimo. L'uomo di libertà preferisce l'albero di Natale, l'uomo d'amore invece preferisce il presepe. I giovani d'oggi, mi dispiace dirlo, preferiscono l'albero di Natale. Mia figlia, per esempio, non è presepista, è alberista. E chi costruisce presepi è l'uomo creativo, l'uomo che ama le tradizioni, l'uomo che si impegna a costruire non solo nel periodo di Avvento o di Natale, ma per tutto l'anno, perché il pensiero trascina, il pensiero ci porta sempre a organizzare il presepe. Anche noi nella nostra parrocchia, quella di San Giuseppe Lavoratore, attraverso le mani e l'intelligenza di un gruppo di persone guidate dal carissimo avvocato Fabio Mammona, abbiamo costruito il presepe per dire alle nuove generazioni che il presepe è l'espressione di un amore grande, non solo verso l'arte, ma anche verso Gesù, perché va in qualche modo a fotografare Gesù in quella grotta fredda che è frutto di tanti sentimenti e di tante emozioni. Certo, la fede non è solo emozione, ma è anche emozione. La fede non è solo sentimento, ma è anche sentimento. La fede è ragione, emozioni, sentimento e affettività. Sì, anche affettività, perché dobbiamo ricordare che l'uomo, nella sua dimensione olistica, non può scartare niente, ma c'è bisogno invece di riportarlo alla luce. Ebbene, quando gli occhi si posano sul presepe, su quelle rocce, su quella caverna che ha accolto Gesù, quella grotta in cui dimora Gesù, noi tutti sentiamo nel cuore un senso di grande affetto per lui, ma anche un bagno di umiltà che ciascuno di noi deve avere. E allora c'è bisogno di comprendere che la vita è vera e autentica solo nella misura in cui viene donata. E allora la dittatura del soggettivismo deve essere abbattuta e scompaginata per fare posto invece alla dittatura dell'amore, dell'accoglienza. E forse questo è il criterio giusto per vivere questo tempo di avvento che poi ci porta al Natale. E allora guardiamo il presepe, anzi costruiamo il presepe nelle nostre case e non facciamo, come dire, sciogliere questa tradizione nel consumismo dell'albero, nella freddezza dell'albero, ma invece facciamoci accarezzare dalla tradizione, dalla bellezza di un presepe, e ricordare che Cristo nasce in una grotta per dimostrare al mondo che l'amore è l'unico motore della vita.